in quella tragica finale della Coppa Italia è che Jenny Acaronia conta molto più di lei, caro ministro. Ed evidentemente lei non ha letto il rapporto della Procura federale che ha descritto minuziosamente quello che è accaduto, ovvero davanti a una tribuna d'onore impassibile e davanti alle più alte autorità di questo Stato, un questore, quindi lei, è andato a trattare con un capo ultras che, tra l'altro, inneggiava anche all'omicida di un collega, di un servitore della patria, morto proprio per i tragici fatti accaduti nel 2009. Una scena che è stata trasmessa in Mondovisione, una scena di ordinaria follia, una commedia tragicomica italiana in cui un ultras spara per uccidere ed è una questione di ordine pubblico, quindi spetta a lei, non spetta ad Aspo, non c'è nulla, non ha nulla a che fare con lo stadio, è una questione di ordine pubblico. Dopodiché lo Stato tratta con chi di fatto lo umilia, accetta che venga fischiato il vostro tanto amato inno e inoltre sopporta anche i cori razzisti che ci sono stati per tutta la partita e che in altri casi hanno portato reazioni completamente diverse e che qui sono sfumati in una situazione che purtroppo ha visto accadere cose ben peggiori dei cori razzisti. Ma la cifra è che quando c'era al suo posto un altro ministro, uno serio, le partite venivano sospese perché quando al posto di Jenny o Caronia c'era Ivan il Terribile, 2010, Genova, Italia, Serbia, partita internazionale, è stata sospesa. Perché non si può accettare un comportamento del genere. Lo Stato non può essere impassibile di fronte e inerme di fronte a questi tipi di comportamenti. E lei cosa ha proposto dopo questa, che è stata una vera e propria Waterloo, che ha mostrato all'intero mondo come siamo ridotti? La Daspo vita. Lei non sapeva che esiste già la Daspo a vita, è stata introdotta nel 2007 da Amato. Lei non sapeva nemmeno questo. La sua misura era una misura che già è possibile farla. Manca solo che proponesse, che ne so, Stadio Nostrum, visto che i risultati di Mare Nostrum che stiamo purtroppo vivendo sulla nostra pelle. Ma se non vogliamo rivivere una situazione del genere, dobbiamo costruire stadi nuovi. Dobbiamo affidare la sicurezza all'interno degli stadi alle società di calcio che non possono continuare a lavarsene le mani. Dobbiamo trattare il tifo in modo diverso, dobbiamo far entrare i tifosi nei board della società, farli partecipare alla vita stessa della società. Ma voi andreste in uno di quei cinema a cui eravamo abituati 30 anni fa con i sedili di legno dove si poteva fumare, dove ognuno faceva il cavolo che voleva? No, non scegliereste di restare a casa a guardarvi un DVD. E la stessa cosa fa la gente in Italia, e infatti negli stadi vecchi, italiani, vecchi di 60 anni ci vanno solo pochi e vengono anche trattati come dei delinquenti, messi nelle gabbie, in posizioni assolutamente inaccettabili per chi paga quello che paga, altro che portare le famiglie allo stadio. E allora bisogna fare quello che è stato fatto in altri paesi, quello che è stato fatto in Inghilterra, dove hanno investito 3,3 miliardi di sterline dal 1989 e dove il Manchester United, con gli incassi del Match Day, fa molto di più di quello che fanno Juve, Milan, Inter, Roma e Napoli messe insieme. Questo è quello che dobbiamo fare. E concludo, Ministro, dobbiamo anche fare qualcosa che in Inghilterra, fortuna loro, non hanno. Cambiare il ministro degli interni, perché lì c'è gente seria, c'è gente che difende i poliziotti, che dà gli strumenti per combattere, che dà le norme, che li protegge, non li manda allo sbaraglio come lei continuamente fa. Lei e la sua maggioranza, ma come potete pretendere e chiedere a chi deve far rispettare l'ordine che l'ordine lo faccia rispettare quando siamo al quinto
svuota carceri, quando c'è una depenalizzazione su tutto. In questo paese non si va ormai in galera per nulla. E voi pretendete che il poliziotto che ha di fronte Jenny a Carogna, che poi voi, come dire, legittimate a interlocutore per una partita che va in mondovisione, abbia gli strumenti per contrastare tutto ciò. Concludo dicendo che purtroppo il problema non è solo all'interno degli stadi, è un dato di fatto che quindi non è solo un problema di DASPO. E guardi, Ministro, la DASPO, io sono convinto che tra pochi giorni gliela daranno i cittadini italiani, buttandola fuori da questo Parlamento.